Se vieni qua, Mattia, vieni. Ah, senti questa musica strana, l'atmosfera. C'è qualcuno che può aiutarmi in zona? Mi sembra che ci sia la radio qua, la cassa. Da me c'è qualcosa, andiamo su un attimo. Andiamo. Ma senti la musica, no? Ma? Sul tetto? Cioè, che senso ha che c'è quella musica lì, tipo appunto da paura, da horror? Ah, So. qua non c'è più niente. Vieni qua. Ah, vabbè, potevo entrare anche da lì, in realtà. Ok, qua c'è le Ah, chiavi. sarebbe questa la chiave della porta che ho scassinato, ok. C'è da aprire questa. Ok, Ora non so perché. non è che si può entrare in quella stanza lì da qualche parte. Noto della setta. L'unico spirito in cui credo è lo Spirito Santo. Ok, se ci fossero degli spiriti nell'hotel, sarebbero spiriti santi che ci aiuterebbero a prendere il fiume Enbane. Giuro sul padre in persona che se vi sento di nuovo che vi lamentate dei rumori dell'hotel, vi spedisco da Fate per farvi riassegnare. Gli angeli non hanno paura dei fantasmi e ci fanno sempre comodo. E il problema è che resta questa stranezza qua di ste musiche. Eccola, eccola. Cosa? C'è È qui. qualcosa lì? No, nel senso la sento qui. Ma? Adesso è qua. Devo indagare sta cosa, perché secondo me è un po' strano parlare di fantasmi. Adesso è qui. E qua c'è anche un rumore. C'è anche un rumore tipo, presente quando le barche che vanno a fondo, quando sono quasi ormai. Sì. Lo scricchiolio. Sì, scricchio lì proprio da nave mezza affondata. Vieni qua, c'è un coso che devi leggere. Pure abbiamo fatto il giro, qua non c'è. Ascolta la parola, la via verso l'Eden è sgombra per coloro che hanno fede. Raggiungi la sacerdotessa a questo altare per ascoltare la parola di Joseph. Insieme torneremo al giardino. C'è qua, sarebbe quella che ci ha insegnato, ok. Devi provarlo, il miglior Facciamo gioco di tutte sempre. queste pareti di sughero praticamente, sembrano comunque di truciolare, che però non si possono sfondare, no? Mi è giunta voce che la setta stia trafficando molto presso la vecchia miniera del zolfo. Cazzo, quel posto è enorme. Ci staranno nascondendo qualcosa di grosso. Penso valga la Allora, pena visto che qui non controllare. abbiamo esplorato per niente, no? Guarda sulla mappa. Ok, nuova scorta Preppe. Dimmi. Sulla mappa, no? Vedi in basso a sinistra che non abbiamo esplorato C'è proprio tu sì, niente. c'è proprio tutta una zona gigantesca. Possiamo vedere se c'è qualcosa, magari un avamposto, non lo so io. Tipo? Qualche suggerimento? Sto controllando. Qui sembra, potrebbe essercene uno però. Qua Dove l'ho messo il punto? per esempio ce n'è uno. Sì, potrebbe anche essere quello volendo. Ce n'è un altro anche qua forse. Pure? Sto controllando, forse magari. No, aspetta, questo cos'è? No, questo non può essere. Non so cos'è sta cosa qua. Sembra una stazione di rifornimento. Quale? Questo qua blu che hai messo tu? Sì.
Ci andrò a vedere cos'è poi quella. Poi Aaron Twig. È una zona che non ci sono un sacco di parti che non abbiamo visto. Faremo probabilmente negli episodi extra. Boh, andiamo a farci un giro, ma c'è un modo di andare veloce? Andrei a vedere anche qua io. Ma è giusto per curiosità. Ce ne sono un paio, quella che ho indicato adesso e c'è anche questa, quest'altra qua. Adà. Per esempio. Che sembrano avamposti. C'è quello, questo. Abbiamo un posto vicino. Ci andrà a vedere. Sarebbe la prigione. Scusa, me la prendiamo anche l'elicottero. Andiamo alla prigione, dici? Sì. Ok, sì, che è il posto più vicino, in effetti. Ma andiamo a vedere. Comunque qua resta questo mistero qua. Bisogna indagare se c'è... Questa storia dei fantasmi non mi quaglia. Anche a me. Anche perché c'è tutto quel discorso lì, in più anche anche la musica stessa è... Il punto bianco, quello che hai messo tu. Andiamo a vedere il punto bianco. No, il punto blu sarebbe quello che ho messo io. Quello bianco è il tuo. Ah, boh. Andare prima a sinistra o a destra? Vai al blu intanto. Una parabola in fiamme. Guarda che cos'è? Campi. Sempre questi scatto. No, guarda, vedo gli allarmi, guarda. Oh, vedi un avamposto, sì. Quella mucca. Quella mucca gira. A terra. Quanta guerra potrò reggere ancora prima di crollare. Non dovremmo vivere così tutta la nostra. Questi sono tutti i campi di quella merda. Cioè, chi è che mi ha visto? Ci hanno già visto? Non siamo neanche atterrati. Dai, ma eravamo pure dietro la collina. Ma dai. Benvenuti a mitragliolandia. Vabbè, non è impossibile. Mi hai rotto le palle, Nick. Va bene. Vai. Lo vedo. Ah, ecco. Mi sembrava anche fosse vicino. Oppa. A terra. Mitragliata in arrivo. Truck stop. La mucca. A terra. Vabbè, se vuoi respawn. Dove che sei? Sono vicino al segnale. Se segnale al Cosoli. Oh, questo è un proiettile che ti è passato. No, ti arriva uno, là sopra. E sei sopra di te, sopra il container. No. Eccolo, è lì. Ma questo? Dentro. Ricaricando io. Buono. Stazione di servizio di Lore.
ce la dà come feti, però. Bene. Rotto la mappa. È sempre territorio dei feti, quindi. Il distributore è importante per rendere. Dov'è la mappa? Ora che è nel. No, l'ho già presa. Dobbiamo solo renderlo di nuovo operativo. Così potremo usarlo come stazione di rifornimento. Bel lavoro. Allora, andiamo. Dice leggi, ascolta la parola. Vabbè, è sempre la stessa cosa, sempre la stessa. Mi serve un pilota. I bastardi di Edeniti ci hanno rubato tutta la. Ora questo, guarda sulla mappa. Hanno prosciugato queste riserve e si sono riempiti le autocisterne. Quindi dovresti rubarne una. Ma non senti tu parlare questo? Ho saputo che ce n'è una parcheggiata nel vecchio ristorante. No, che parla, dico, non lo senti. Vogliamo ricominciare? Adesso sì. Dobbiamo riaprire i benzinai. Noi teniamo al sicuro il distributore. Tu riportaci quella dolce, dolce Coop. Benzina. Oh, County Coop. Hai visto qua? Cos'è che devo guardare? Sulla mappa. Cos'è che devo guardare? Stavo vedendo il posto questo qui dove hai messo tutto il punto. Mm? E sarebbe una. Come se una miniera. Una miniera, cioè, Ghost. Cut. Mm? E poi di qua. Sto guardando, ho visto. Casa infestata degli O'Hara. Risenza. C'è già miniera del gatto fantasma. E questa invece è casa infestata. Quindi in questa casa infestata bisogna andarla a vedere. Che dici? Siamo stati mo dai fantasmi. Andiamo a vedere cosa c'è qua. Ma per me c'è qualcosa anche con quell'hotel là. Comunque indagheremo. Poi c'era qualcosa di parlare, mi sembra. Al Coop Stramonio 4. Aspetta un attimo, questo invece cosa ci dice? Sapevamo che la setta aveva un enorme campo di fiori di Gaudio da qualche parte. L'ho trovato, nascosto nel vecchio campo estivo. Va assolutamente distrutto. Allora, tutte quelle col punto lì ci danno delle quest secondarie. Ah, aspetta un attimo, i proiettili ce li hai? Sì, sì. Un attimo. No, arriva un camion. Sì, sì, ho visto. Oh! No, no, non ci posso credere! Non ci posso credere, mi stava passando davanti. Ho sparato il calibro 50. Aspetta, c'è anche un camion da distruggere. Ok. Io trovo assurdo. Guarda che si fermano. No, ok, se si fermassero uno di fianco all'altro. Io trovo veramente assurdo la scena in cui questi qua li ammazzi e si buttano fuori dalla macchina. Sì, sì. Che cazzo c'è? Grazie, vice. Qualcuno aiuta? Grazie, vice. Sei usato le manine forti? 2 di 5, 3 di 5. No, aspetta un attimo. Continua così e non dimenticarti di Burke. È lo sceriffo questo? Portalo fuori dal Gaudio. Burke è quel tizio che abbiamo visto nella TV, immagino. Allora, sto dicendo un'altra cosa. Guardiamo un attimo i tratti. Perché ho visto che sì. Ce ne ho un po'. Allora, di sicuro ne ho visto che c'è uno. Per la munizione dei fucili, tra l'altro 29. Sì. Però direi di farlo perché a volte rimaniamo a corto. Poi, come ti dicevo, c'è quello dei mercenari solo se giochi in singolo. Sì. Però potrei potenziare. C'era il discorso ancora anche della health. Io lo prendo, va. Ho raddoppiato, sono a 200% di salute massima, così metti che. Poi. E poi vabbè, vedremo. Allora andiamo direttamente lì, dai, non so, tu hai già messo i punti? Hai già messo i tratti? Ok. Arrivo io adesso. Aspetta, punto bianco.
Dietro, dove vai? Dov'è che lo vedo? Ah, eccolo lì. Ah, perché sulla mappa, sulla bussola c'è un rombo bianco, ma non è quello. No, non è quello. Quella è la casa. Questi qui sono da ammazzare, no? No. Vai, terra qua. Chi? Cosa? Ah, un biplano. Casa infestata. Live horror show. Ah, ma è una... è uno show, però. A parte che ci sono dei cadaveri qua. Vediamo innanzitutto qua. Chiuso, chiuso. C'è il coso da leggere qui. C'è una cassaforte qua, C'è una cassaforte. Va a leggere il foglio quello lì. Sì, vado a prendere la cassaforte. Dov'è il coso da leggere? Quello col diamantino. Nota di Oara, mi sono goduto lo spettacolo. Tutti nella contea impegnati a farsi a pezzi gli uni con gli altri. Ho lasciato qualche specialità in cima al fienile per chiunque sia abbastanza coraggioso da attraversare la mia casa infestata. Occorre elettricità. C'è dentro in casa lì qualcosa per dare elettricità? Sì, sembra sul secondo piano, guarda, sei nel secondo piano a me. Giusto. Quindi passiamo di qua. L'unico modo per liberarci da questa violenza è ricorrere ad altrettanta violenza. È triste, ma è quello che dobbiamo fare. È uscito scritto? Usa cavo. No, quello è per dopo. C'è un'entrata lì, guarda su... No, no, qui vieni. Cioè qui c'è un'entrata. C'è la finestra. C'hai ragione anche te, non ho fatto caso. No, anche perché da lì non si vede, però in effetti si può andare qua. Ok, si entra qua. Ok. E qua c'è anche un fumetto. Oh, chi è quello sopra? Zombie? Ciao Zach. Sembra umano a me, non so. Sì, il sì. L'ospedale è ponte della ferrovia di Embane River. Con tutte le volte che ci sono passato sotto. Sarà arabo. Vai prima tu. E sulla telecamera, vai. Coltello da lancio. Ah, che paura. La cosa molto realistica perché usano gli stessi modelli del gioco. Si ride pure. E stai uscita da dall'esorcista? Oh, che paura anche te, tu? È scappato. Tesoro del prepper. Esplora la scorta per trovare rivista tratti e molto altro. In effetti, a parte il discorso dei... come si chiama?
degli obiettivi, no? C'è cosa che erano le sfide, ok, le sfide. Ci sono anche ad andare i cosi prepper, quindi. Eccolo qua, infatti. Guarda quanta cosa qua. No, non è lui. No, non è. C'è un palloncino rosso. Ah. Mm. Hai spaventato quello fuori. Sì, ma risponde sul telefono. It. C'è il palloncino rosso, c'è il palleccio che ride, non so, io sarei it. Vabbè, questo? C'è un foglio qui da leggere, anche. Le scarpe appese via. Qual foglio da leggere, dov'è? Qua non l'ho visto. Pensiero di un clan. Ok. come si... Pennywise. Hai paura di Dio? Hai bisogno di temere il diavolo? Tu devi temerlo. Prendi un giovane e prendi la sua mente e il suo corpo. Usa il suo corpo vuoto per trovare più giovani a cui rubare i corpi. No, 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 no. Ti ritroverai a sperare di non avere più un cervello in testa, perché quando lui avrà finito con i tuoi corpi non li vorrai più. Pensieri molto profondi. Tra l'altro ho messo anche qualcosa dei bisturi, eccetera. E in effetti ci sono anche delle telecamere un po' sospette, no? A parte che lì doveva essere un po' più inclinata. Vabbè. Ok. Tutto qua? Tutto qua o c'è qualcos'altro da scoprire? Vabbè, usciamo. Questo c'è qualcosa da dirci? Non passare troppo tempo nel county. Spero che tu sia qui per aiutare i Cougars contro Fate, come hai fatto. Ah, devo andare alla miseria io. Tutta la famiglia Sigel, a me la marcia. Andare alla miniera? Miseria. C'era la quest, mettila. E questo aspetta, la te qua è arrivato una macchina qua. Proprio per noi è arrivato. Stavo cercando di capire cosa stesse facendo la setta al vecchio birrificio. Ho visto camion entrare carichi di di barili di droga. È una fabbrica di Gaudio. Dobbiamo neutralizzarla. Ok. Altro outpost. C'è un campo invece di margherite gialle. Guarda qua. Cazzo, bisonte. Ah! Fanculo. Scusa? No, questo non è. Ok, no, non è. Però qua vedi che c'è tutto il fumo. Aspetta. E questi? Qui mi sa che sono andati un po' in tipo. Che ci fa la bandiera qua americana qua così? In mezzo alla campagna. Boh. Vabbè. Ok. Andiamo alla miniera allora, prendiamo l'elicottero. Miseria lì, come cazzo si chiama? Cos'è la miseria? Cosa intende per miseria? C'era la quest da fare, di andare alla miseria. Andiamo alla prima miniera Ghost Car. Ghost. No, vabbè, ma questa era la famosa casa infestata o ce n'è un'altra? No, sarebbe quella. Ah. Oh wow. Pensavo ci fossero i fantasmi per davvero io. Ecco, se non so scattasse ste cose. Ah, salve. Salve, sono il signor Morte. Morte dall'alto. Oh, una frasina diversa. È praticamente un avamposto anche questo? No, no, è solo un posto dove ci sono nemici, basta. C'è almeno un tunnel, c'è qualcosa? Hanno fatti canalati. Bevido. C'è nessuno. Guarda che c'è proprio il... Ah, guarda qua. Ecco, se, te lo stavo per dire, sei un po' messo... Che cazzo? Non si...
Non si è sentito nemmeno cosa voleva dire. Fate. Poi spegne quell'elicottero di M. Dove è andato? Là? Dai, fate a pugni, litigate. Mangiatevi. Boh, drive it. Cos'è, un altro hangar questo? Ci sarà... Qua, vieni qua un attimo a guardare questo. Vedo? C'è tutto il... Anche questo qui sembra un gioco tipo una park. Boh, e dopo che vieni qui dentro? Chi è che spara? Ho fatto anche bene di per sé. Qua poligoni, ma che serve sta roba? Se tu porti qui un vagone, Lo scarichi, no? C'è un foglio. Ray, sto tossendo come un giudice malato, devi coprire il mio turno. Chi sta arrivando? Non possiamo perdere del gaudio, con il collasso alle porte e mesi di lavoro in un posto solo. So che riuscirai a tenerli al sicuro. Cazzo! Eccolo là. Vabbè, tu hai risolto prima. Posso saltare la macchina direttamente. Ma ascolta, ma è una miniera a cielo aperto, mi hai capito? Dov'è la miniera vera e propria? Ancora? Non so, chi è che mi sta vedendo? Ciao. Aspetta. Chi è? Sono tu, sono le campane. Baldracca. È ancora ferita. Ecco, troia! Dai zitta! Raga, cazzo. Poi c'è un orso che corre. E taggalo. Ma e dov'è la miniera? Dov'è la miniera? Non c'è una miniera vera e propria, scusa. No, apparentemente no. Le miniere sono sotterranee, voglio dire, che sennò che cazzo di miniera è? Cazzo ti si butta? Allora, innanzitutto io non ho azionato nessun paracadute, ma si è azionato adesso. Comunque vabbè. Fammi dire. Stai fermo, che voglio parlare con te. Ma dove cazzo vai? Non si possono sparare le gomme. Voglio parlare con sto lui. Sto cazzo di... Dai! Sto elicottero di merda. Non riesco a prenderlo. Scusa, ma Nick? Ah, ok, ecco che c'è. Oh, porca puttana, Nick, madonna. Chi è qua? Da uccidere uno. Morto. Madonna santa. Ma questo lupo è normale che venga qua così? Quello questo? Ah, ecco, appunto. Non perché, è normale, perché, non era, perché non era un lupo. Bella. Ok, dai, facciamo le queste, così magari riusciamo. Sì, perché stiamo un po' perdendo tempo. No, più che altro l'unica cosa che dico io, volevo semplicemente, ero curioso di vedere se c'era sta miniera, ma... No, apparentemente non c'è niente. Ancora a sparare. Ho definito. Basta. Aspetta, voglio parlare con questo. Se si ferma. Ah, deve salvare. Yeah. Ora lo metto sotto con l'elicottero, porca puttana. Guarda come balla, non gli è detto. Aspetta, chi è che c'è da distruggere? C'è una barca di distruggere. Ok. Vabbè. Ok, dove andiamo allora a fare quel quest che dicevi tu, cos'è? Sì, la miseria lì. Non ho perso assolutamente tempo. Raggiungi Misery, ok. La Misery, andiamo. Ah, non la traduce nemmeno? No, ci devo raggiungi la Misery. Beh, sarebbe miseria, però.
Beh, dipende che cos'è questa. Perché se è un luogo, un oggetto, può una nave, per esempio, lasciala anche chiamata così. È una barca, ok. Puoi lasciarla anche chiamata così, nel senso.